Noi oggi siamo venuti qui a questo incontro nazionale dell'Asia sul diritto all'abitare perché riteniamo che il diritto all'abitare sia un diritto inderogabile per la dignità di ogni persona. Poiché non è stato mai politicamente voluto risolvere questo problema del diritto all'abitare da nessuna forza politica, riteniamo invece che sia importante perché il Movimento 5 Stelle è un movimento di cittadini fatto per i cittadini, per risolvere i problemi dei cittadini, che si trovino delle soluzioni eque per questo problema. Noi, il Movimento 5 Stelle, è per l'equità sociale e invece la speculazione edilizia, le case degli enti locali che sono chiuse, ma anche le case dei privati che sono chiuse e non sono affittate. Gli affitti troppo alti in questo momento di profonda crisi economica sono tutte cose che vanno a minare l'equità sociale. Noi riteniamo che si possano trovare delle soluzioni e che si debbano trovare delle soluzioni soddisfacenti anche in tempo molto rapido. E le soluzioni sono molte, il Movimento 5 Stelle le intravede e vuole attuarle, dal blocco degli sfratti al blocco della cementificazione selvaggia, quindi al blocco dell'aumento delle cubature, ma anche il trovare soluzioni per degli affitti più equi e quindi non a prezzo di mercato. Per bloccare la vendita delle case popolari e delle case ERP a prezzi di mercato. Siamo in un momento di profonda crisi economica e le persone non si possono permettere a volte di comprare la propria casa e non è neanche giusto che vengano sbattuti in mezzo alla strada. La gente è in profonda sofferenza e noi non possiamo rimanere sordi a queste richieste di aiuto. Per questo noi riteniamo che sia importante trovare delle soluzioni efficaci perché nessuno deve rimanere indietro. L'equità sociale è una delle cose più importanti che noi dobbiamo mirare ad ottenere.